Brixia was born in the summer of 1984 thanks to the initiative of its three founding members, Enrico Casella, Daniela Leporati, and Paolo Rietti. The aim of the association was that of developing specialized work in the female artistic gymnastics sector so as to bring the Brixian gymnasts to fill ever more important roles in the field of national and international gymnastics movement. With the passing of the years, these objectives were fully reached, and today, with the creation of Pal El Geco and the Iveco House, the Brixia, presided over by Folco Donati, is equipped with the best structures available in Italy to do gymnastics at the highest level. Avendo da ristrutturare quello che erano gli spogliatoi di questo ex centro sportivo, capire che cosa poteva essere più utile. E allora una delle cose che sempre mi ha fatto gola è avere la possibilità di far venire qui altra gente, poter ospitare, eccetera. E allora abbiamo pensato di allestire una foresteria. Questa foresteria ha consentito negli anni di sviluppare un'attività molto utile, perché noi abbiamo a disposizione 23 posti letto adiacenti la palestra e molti club italiani, stranieri e molte nazionali straniere oggi vengono qui a Brescia per prepararsi con noi. Non è un albergo, ma è una casa, così si chiama Casa Iveco, in onore di Iveco che ce l'ha arredata tutta, quindi un altro sponsor importante. Questa è la sala principale di Casa Iveco, che serve prima di tutto per fare la prima colazione, ma serve anche per fare corsi di aggiornamento utilizzando qui i nostri impianti. È anche un punto di ritrovo dove le ragazze possono trovarsi per studiare, per giocare, ed è il punto di riferimento di nostra Casa Iveco. Questa è la cucina. Cucina dove le ragazze possono trovare tutto quello che serve per la colazione, ma è una moderna cucina con fornelli e tutto quanto serve per cucinare, quindi magari nel tempo libero prepararsi qualcosa. La tipologia delle stanze è questa: letti a castello, armadi belli capienti, naturalmente la televisione, l'aria condizionata e una rete wireless super potente che possa consentire a tutti quanti, per i giovani più Facebook, per gli allenatori di scaricarsi magari la posta per continuare a lavorare durante i periodi di allenamento. The Artistic Gymnastics section is the historical Brixia one, from where the club garnered general public attention with its numerous results, both at the national and international level. Even the rhythmic section is following the example and is already amongst the best in Italy. Hundreds of girls, divided into the various separate sections and nurseries, are at the base of a movement which has as its ultimate objective that of developing the attitude of each girl as much as possible. And what is possible at Brixia is truly remarkable. The highest level of international gymnastics. A very young girl, who starts and has the necessary capacity and will, is set off in the specialized pre-competitive group, where she starts to work towards a specifically targeted end in two-hour sessions, three times a week. From the pre-competitive group, the girl moves on to the competitive group, which trains five or six times a week for 3 hours at a time. From here, there are two possible paths to go down. One for those who maintain this work rhythm, even at the higher categories, and one for those who want to increase their workload, passing on to roughly 30 hours of training a week, divided into 8 or 9 sessions. To be able to provide this, Brixia has created the SIB project, which allows these athletes to have an education of a private type, giving them the objective possibility to reach the highest levels that each one is capable of achieving. Questo è un programma che nasce da una mia idea di trovare un sistema di misurazione per quanto riguarda il lavoro nella ginnastica artistica femminile. Quindi un sistema che mi consentisse di programmare quanto fare sia dal punto di vista degli esercizi interi sia dal punto di vista delle combinazioni degli elementi e poi registrare e verificare che cosa poi in realtà l'atleta riusciva a concretizzare durante le fasi di preparazione prima di una competizione.
Un altro aspetto importante è l'ausilio di riprese televisive che ci consentono di rivedere immediatamente dopo l'esecuzione dell'esercizio alcuni dettagli e alcuni particolari sui vari movimenti che possono aiutare l'atleta a meglio comprendere i suoi errori. The technical director of the artistic gymnastics section is Enrico Casella, who works together with other coaches of the competitive team, Daniela Leporati, Marco Campodonico, Monica Bergamelli and Laura Rizzoli at the Palalgeco, a highly specialized gym built in 2007 in Brescia at 15 Via Petrarca, after the historical victory by Vanessa Ferrari in the World Championship in Aarhus in 2006. Creeremo una cittadella della ginnastica incredibile, con la palestra di alta specializzazione di artistica, la palestra di alta specializzazione di ritmica, una palestra per i corsi, per tutte le attività generali, con la foresteria come faro di riferimento. Io la vedo, la cittadella della ginnastica Brixia. 1, 2, 3.